Si è concluso questa mattina il liceo classico Empedocle, il corso di giornalismo organizzato dalla provincia regionale di Agrigento su iniziativa del presidente Eugenio Dorsi. L'attività è rientrata nell'ambito di un progetto di cooperazione tra l'ente e le istituzioni scolastiche al fine di organizzare delle redazioni composte da studenti che collaboreranno con il settimanale della provincia Agrigento Nuova Ipotesi. Un'iniziativa che io ritengo altamente educativa ma soprattutto provocatoria. Noi desideriamo che i ragazzi si interessino della cosa pubblica, si interessano del territorio che li circonda, si interessano della società. È importante conoscere il greco, il latino e l'italiano, ma è pure importante essere uomini e diventare persone. Dopodiché in questa sintesi di valori si costruisce il futuro cittadino, si costruisce la persona che si occupa delle cose pubbliche. Con quale spirito i ragazzi hanno preso parte a questo corso di giornalismo? Hanno preso parte a questo progetto con grande entusiasmo, non solo perché si è costituita una redazione giornalistica che nei nostri intenti dovrebbe animare il progetto di pubblicazione di un giornale d'istituto a partire da quest'anno, ma anche per gli anni a venire, ma perché nel seguire il percorso formativo hanno avuto la possibilità di ascoltare interventi e contributi di giornalisti autorevoli del nostro territorio che hanno offerto uno spaccato importantissimo sulla storia del giornalismo. Ma un interessante corso che ha coinvolto numerosi studenti, quali hanno partecipato con un grande spirito critico, avanzando proposte interessanti e nuove idee sulle quali riflettere. Su tutto ciò si è dibattuto questa mattina alla presenza dei giornalisti che hanno seguito i ragazzi durante le ore di formazione e alla presenza del segretario provinciale dell'Assostampa, Stelio Zaccaria, che si è sottoposto alle interessanti domande avanzate dagli studenti.